Benvenuti al Galà del Mare 2022, 14ª edizione del Premio Nazionale Peschereccio d'Oro. Presentano Piero Campisi e Oara Borselli. Eccoci buonasera. Qua. Signore e signori, buonasera a chi buonasera. È in platea e a chi ci guarda da casa. Benvenuti a questa 14ª edizione del Peschereccio d'Oro a Mazara del Vallo. Come sono arrivato fin qui? Ero troppo piccolo, non ricordo nulla. Avrò attraversato anch'io il mare. Invitiamo sul palco Don Patrizio Coppola. Buonasera. Don Patrizio! Ben arrivato, ben buonasera. Trovato. Buonasera Don Patrizio. Bene. Come sta? Ecco, un altro premio che avete con voi si chiama Don Patrizio Coppola, che è un caro amico al quale faccio un milione di auguri. Noi abbiamo iniziato per dare pari opportunità a questi ragazzi in modo da poter fare anche loro attività sportiva con tutti gli altri. Se non ci fosse l'impegno quotidiano di quelle tantissime migliaia di persone come Gaspare Maielli, che quotidianamente apre la serranda e la richiude tutti i giorni su quelli che sono i sogni di tanti ragazzi disabili, noi non saremmo arrivati a questo punto. Federica è una straordinaria insegnante, ma è anche una grande cantante. Stasera ne avrete ritrovo. Raccontando questa storia abbiamo raccontato molto della nostra identità mazzarese, che è la nostra identità marinara, l'identità marinara di questa città. Che la Cala vincesse un premio per chi ha letto questo libro era scontato. Che il premio sia il Peschereccio d'Oro è veramente un destino. Volevo risarcire di questa assenza del padre, Lucio, e scrivere una canzone sul padre assente. In realtà, guarda caso, è uscita fuori una canzone sulla madre. Il mare, sia maledetto il mare, muove le sue labbra eppure non si fa sentire. Buonasera a tutti, sono Riccardo Fogli e vorrei salutare questo magnifico pubblico del Premio Nazionale Peschereccio d'Oro di Mazara del Vallo. E anche quando avrai qualche incertezza, sarai il coraggio a decidere. Totò Cascio, eccolo qui. Salve, salve a tutti, grazie. Un saluto prima di tutto a voi, ho iniziato proprio da voi come pescatore, poi ho imparato le lingue, ho imparato il toscano per fare l'attore, ma io sono di Mazara del Vallo. Quindi io vi faccio davvero i complimenti, vi ringrazio per questo lavoro importante che avete fatto per la città. Adriano Pannitteri, grande giornalista del TG1. Peschereccio d'Oro 2022 ad Adriana Pannitteri. E non solo, riceve anche l'omaggio floreale di Sara. Do il premio in prestito, non ce lo prendo. Io che guardo me stesso. Ho portato qua? Anche un video che sono me stesso, che parlo bene di me stesso. Questa collezione è caratterizzata da linee essenziali, sostenute da geometrie inaspettate che si alternano a tessuti impalpabili. Le applicazioni diventano tracce di un passato che si proietta nel domani. La mia è una donna Livia che ha un riscatto, nasce nel 1700, è una primogenita, quindi non rientra nell'asse ereditario perché ha un fratello. Volle che fosse chiomata di boschi folti, rigata di ruscelli, ammantata di pascoli verdi, ingioiellata di laghi azzurri. Voglio dedicare questo premio ad Agnese, mia sorella. Imagine all the people living for today.
c'è la solidarietà, c'è l'umanità, c'è tante cose in una guerra. Poi dire che cos'è una guerra non è mai facile, sapere quello che ti porti a casa non lo capisci mai subito. Questo è giornalismo, quindi è un premio super meritato. Auguri Elena, buona serata a tutti e a tutte. È una serata piena di racconti. Sarà un giorno perfetto, uno di quelli che ti senti dentro, che quando guardi gli altri sei già andato a canestro e non ti importa del resto. Massimo Mazzara, spero di iniziare una collaborazione che ci porti a dei risultati importanti, quella di diffondere appunto la cultura. I miei complimenti per il premio veramente meritato, augurando un felice futuro per la loro Demea e per il loro bellissimo rapporto di affetto e collaborazione. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio. Un caro saluto anche ai fratelli Campisi, avrei veramente voluto essere lì con voi. Sono felice di essere stasera qui, anche se solo attraverso un video, per celebrare questo premio, il Peschereccio d'Oro, assegnato a Oara Borselli. Giornalista e opinionista italiana, nonché volto televisivo dell'anno. Grazie, grazie davvero. Oara Borselli. Grazie, grazie tante, davvero. Onorata. Grazie davvero. Oara Borselli è bellissima. Dice quello che pensa. Pensa usando il suo cervello. Per il Peschereccio d'Oro ci vediamo nel 2023. E allora all'anno prossimo. Grazie. All'anno prossimo. Grazie tanto. Grazie.